Lavoro come assistente di base in un istituto socio-riabilitativo qui della provincia di Ferrara e precisamente a Bando, Fionana di Bando, e ho 40 anni. È cominciato per scherzo, è cominciato per gioco. Un amico mi ha scritto e con cui io già facevo serate in discoteca come cubista, come attrazione, animazione, discoteca, già sono iscritto all'Agenzia di Ferrara già da diversi anni, sono 5 anni. Degli spot pubblicitari, tra cui anche l'automatica, come si chiama? Mi scuso, in questo momento è un negozio di abbigliamento di Ircobello, perciò non sono nuova esperienza televisiva, ho fatto comparse televisive, raccomandati, sono andata da Costanzo, insomma, mi chiamano abbastanza spesso, è solo che devo conciliare il mio lavoro di assistente di base con lo Spettacolo. spettacolo, e non è una cosa per niente semplice. Ti sei mai sentito in imbarazzo partecipando a una selezione? No, anzi, diciamo che questa cosa mi ha fatto sentire una persona estremamente importante, cioè importante dal punto di vista che le persone in sovrappeso normalmente vengono considerate come persone handicappate e vengono sempre molto limitate nelle loro cose. Invece io, facendo questo concorso, ho sempre cercato di far vedere che comunque anche una persona sovrappeso riesce a vincere dei concorsi di Miss, riesce ad andare in televisione, non esattamente magari come le veline, però insomma si può anche fare qualcosa di alternativo che non sia la statica vita di campagna che si fa normalmente. Si sente orgogliosa per le sue vittorie. E beh, l'orgoglio c'è sempre, perché vincere vuol dire comunque riuscire a superare altre, è sempre un concorso e non è vero che si partecipa, si gioca proprio per vincere ora della fine. Però è anche una soddisfazione estremamente personale, il fatto che riesci ad avere una fascia, riesci ad avere un qualcosa che ti distingue comunque dagli altri, perciò è Che valorizza. estremamente gratificante, poi ti senti valorizzata. Il fatto già che ti cercano per fare sfilate o cose del genere, ti fa sentire una persona importante, insomma. Soddisfazione più che altro personale, perché poi alla fine non è che ti portano chissà cosa, però posso dire sempre un domani che io ce l'ho fatta a fare questo, oppure io sono riuscita a fare cose che magari altre persone non fanno. Ispirazioni per il futuro? Mi piacerebbe andare al cinema, quello sarebbe il massimo, però insomma non si può pretendere poi così tanto ora della fine. Una piccola particina l'ho già fatta nel film di Luca e Paolo, e se domani eravamo a Bologna a registrarlo, però una cosina piccola, però mai dire mai nella vita, perché già non pensavo neanche di vincere un concorso di Miss, perciò sono 3 anni che partecipo, 3 anni che vinco, di conseguenza quest'anno ci riprovo, ho già la base musicale, sto già studiando. Cosa ne pensa relativamente al divieto per le modelle professioniste di sfilare in passerella con un taglio inferiore alla 38? Giusto, era ora, anche perché se tu ti vai a comprare da vestire difficilmente trovi una taglia che superi a 48. Ci sono entrato in un negozio qui a Ferrara, c'è scritto 48 oltre, sono entrata, arrivano a 50, cioè è una cosa esagerata. Io mi guardo intorno e non ci sono tutte persone magre, ci sono anche persone in sovrappeso, che avrei da vestire veramente è un'impresa a volte. Anche perché chi viene a 54-56 ti sembra di chiedere chissà che cosa, insomma, gli stilisti si dovrebbero un attimino adeguare anche a tagli più grandi. Già fanno sfilare una 44, sembra che facciano sfilare una misticciona, cioè non esiste una cosa del genere. Ti guardi intorno, la gente normale Sì, non non porta è la tutta 38. 38, cioè, arrivano anche alla 42, 44, però già arrivare alla 46, 48, sei un sovrappeso in maniera esagerata e non è giusto, insomma. Può lasciare un messaggio a tutte le ragazze che soffrono di anoressia o problemi? Guarda, le ragazze che soffrono di anoressia secondo me seguono degli stereotipi che poi alla fine risultano anche fasulli. Non è quel chilo o due in più che rovina l'esistenza, l'importante è stare bene con se stessi, che non è una cosa da poco. Quando uno si accetta com'è, perché anch'io sono stata molto più magra di quella che sono arrivata a 57 kg, perciò so cosa vuol dire essere magri e so cosa vuol dire essere grossi. Essere grossi crea problemi sicuramente di salute, però io vedo che neanche i magri quest'anno così bene, insomma, perciò facciamo lavorare questi medici ora della fine per qualcosa, no? Visto che si dà sempre la colpa al sovrappeso, ma non è purtroppo, meno male, non è sempre così. Accettiamoci come siamo, che non è una cosa da poco. Quando uno si accetta com'è, magro o grosso che sia, penso che abbia già raggiunto lo scopo della sua vita.
perché comunque stare bene con se stessi penso che sia il massimo che puoi avere.